io volevo vedere insieme a voi anche il trailer di Crimson Desert. Official gameplay trailer. Ah, vediamo un po'. Ho sentito persone dire: wow, ma sarà vero? Incredibile. Vediamo un po'. La Perlabis, sviluppatore di Black Desert. Crimson Desert dovrebbe essere un prequel di Black Desert. Inizialmente doveva essere un MMO, poi hanno detto che in realtà sarebbe stato un single player. Allora, per tutte le persone che si stanno chiedendo, dato che ho visto molte persone dire: ma sarà davvero così? Sì, ragazzi, sì, è così. Cioè, nel senso, per chi si chiede graficamente, animazioni, fluidità, sarà davvero così? Sì, su questo vi posso dire tranquillamente, proprio con la mano sul fuoco, che sì, sarà così. Perché Black Desert con la remastered è già così. Certo, lo dico io perché è già così Black Desert, ragazzi. Cioè, nel senso, chiunque abbia giocato a Black Desert sa benissimo che anche Black Desert è così. È identico, è uguale. Cioè, non è uguale alla remastered di BDO. Quindi, sì, graficamente il gioco sarà così. La fluidità che vedete è sicuramente questa, perché è la stessa di BDO. Bisognerà capire poi lo spessore del gameplay, perché il problema di BDO è lo spessore del gameplay, perché lato combat è un gioco della Madonna, la grafica è della Madonna. Quindi sì, su quello ci metto tranquillamente la mano sul fuoco che sarà quello che stiamo vedendo, ok? Io vorrei capire se ci saranno i presupposti, ecco, per renderlo un bel single player, dato che dovrebbe essere single player. Cioè, a vederlo così sembra una figata colossale. Cioè, ragazzi, volare sulla mongolfiera, questo che si arrampica sugli alberi in mezzo ai rovi, il taming dei cavalli, cioè, sembra un open world della Madonna a vederlo così. Non credo sarà free to play, no. Neanche BDO MMO è free to play, quindi no. Cioè, ci sono i cavalli che sgommano, fa le drapate. Questo è diventato campione di salto in alto improvvisamente. Cioè, si lancia, si trasforma. C'è anche un po' di Forspoken in questo Crimson Desert. Però speriamo della parte di Forspoken bella, ovvero il combat. Il combat di Forspoken era bello, il resto lasciamo perdere, però. Sì, BDO sta a 5 euro, sì, no, è comunque a pagamento, però costa pochissimo. Sì. Mamma mia, raga, cioè... Si preannuncia robetta interessante. No, questo hanno detto sarà un RPG single player, perché hanno cambiato idea diverse volte, ma da quello che vedo non ci stanno facendo vedere nessuna interazione con altri personaggi, altre persone all'interno del mondo, quindi secondo me sarà single player esattamente come hanno detto. Cioè, erano già partiti con l'idea di single player. Esatto, vedi, sì, è così. C'è un po' di Zelda in questo Crimson Desert. Beh, ragazzi, a me sembra tanta roba. A me sembra tanta roba e sono curiosa di vedere che cosa combineranno. Più che altro mi preoccupa, ecco, il sistema di vendita di questo gioco. Perché cosa sarà? Sarà, se è un RPG single player, spero sia appunto a pagamento, che tu lo compri, ci giochi. Spero che non abbia delle microtransazioni all'interno, perché... Allora, per l'Abyss in realtà non ci andava giù troppo pesante con le microtransazioni su Black Desert. È stata la Cacao che, quando ha acquistato Black Desert, ha iniziato a buttare veramente microtransazioni come se piovesse. La per l'Abyss le ha sempre messe, sì, c'erano i costumi che ti davano dei vantaggi, però diciamo che non era una cosa eccessiva. Però sì, la grafica, ragazzi, è questa. Se quello che vi preoccupa su questo gioco è il sarà davvero così, sì, sarà davvero così, da persona che ha giocato a BDO... Questo ve lo posso tranquillamente garantire, mano sul fuoco, perché hanno utilizzato lo stesso motore grafico di BDO e la stessa lavoro, cioè c'è lo stesso lavoro che hanno lì. Cioè, il gioco sembra uguale, ma la versione single player. Il che non è negativo. Potrebbero tirar fuori qualcosa di interessante.